Ah, buonasera coach. Una partita che poteva finire in qualsiasi maniera. Ce la siamo giocata, forse qualche errore di troppo. Alla fine è passato Bergamo. Sì, il primo set abbiamo commesso qualche errore di troppo, poi in realtà il compito degli errori è stato a vantaggio nostro rispetto a loro. Una partita poteva finire in tutti i modi, lì puoi vincere, puoi perdere. Abbiamo cercato più una prestazione di qualità morale che di risultato, poi non siamo in questo momento neanche fortunati e non c'era bisogno comunque di un'ulteriore conferma stasera, però in questo è quello che riusciamo a offrire adesso. Secondo te è mancato un po' di cinismo nei momenti decisivi o sono stati proprio solamente episodi? No, c'è stato il cinismo loro nei momenti decisivi, sono venuti fuori dalle situazioni di difficoltà giocando una buona pallavolo in qualche fondamentale, quindi insomma, se ne sono andati tecnicamente. Avanti più di un'occasione nella partita, di più punti, ci siamo sempre fatti rimontare. Qualche errore forse di troppo in ricezione, insomma, nel Ci hanno palleggio. rimontato sempre allo stesso modo. Ci sono situazioni per cui è colpa della ricezione. Se hai due giocatori che quando conta vanno in battuta, tirano un termosifone, una lavatrice, un lavandino, bravi loro che ce li hanno. Non mi sento di colpevolizzare troppo un reparto che comunque oggi ha fatto il suo. Fatto subentrare di nuovo Claudio durante la partita, una buona prestazione comunque anche Sì, oggi. il ragazzo manca campo, glielo stiamo dando. Mi dispiace per lui che non glielo diamo in condizione di comfort. Insomma, deve entrare e far subito il suo con palloni pesanti per le mani. Però insomma, è una buona promessa che speriamo si mantenga. Giovedì adesso arriva la Coppa Italia, più che il risultato magari, visto l'avversario, cerchiamo di puntare di nuovo sul gioco e di riportare un po' di morale per il campionato. Sì, sicuramente non è una di quelle partite che dobbiamo vincere a tutti i costi, per noi il nostro campionato è quello tazzolino, quindi l'affronteremo nel modo migliore possibile, ci penseremo in settimana. Grazie mille, coach. Ciao Matteo, buona serata. Poteva finire in tutte le maniere questa partita, alla fine non è girata bene per Mondovì. No, diciamo che purtroppo un'occasione persa, come quella contro Montecchio, stavamo avanti e ci siamo fatti sfuggire il match ball per chiuderla da 3 punti. Questo complica tantissimo tutto, perché adesso abbiamo loro che sono i sesti a 2 punti, se non sbaglio. E quindi non possiamo più commettere passi falsi, da qui fino alla fine praticamente, e non è la migliore delle situazioni. Secondo te è successo qualcosa in particolare? Più volte avanti sul punteggio, sempre rimontati, sorpasso di Bergamo, qualcosa forse dal punto di vista difensivo, qualche imprecisione? Più che altro manca cinismo nei piccoli fondamentali, non tanto nelle cose fuori dall'ordinario. Quei piccoli cali di concentrazione negli appoggi, nelle alzate di contrattacco, nel gestire una palla che magari non è ottimale, ci pesano tantissimo e purtroppo questi poi sono i risultati. Giovedì adesso arriva anche la Coppa Italia, insomma, forse di nuovo non un momento. Ma di quella sinceramente, detto proprio fuori dai redditi, ce ne frega relativamente, nel senso che non è quella la partita dove abbiamo puntato, è sicuramente il campionato e purtroppo allo stato attuale stiamo affrontando male le partite, quelle importanti che contano. Questa era secondo me una seconda se non terza finale che ci dava la possibilità appunto di poter andare avanti con più serenità. Abbiamo perso l'ennesima finale. Speriamo in qualche risultato favorevole e soprattutto che gli altri non facciano punti dietro di noi. Purtroppo è una speranza. Ancora ci abbiamo molto nelle nostre mani, ma le sensazioni non sono di quelle buone, sinceramente. Secondo te una buona prestazione in Coppa potrebbe aiutare a dare morale di nuovo alla squadra e poi giocarsi di nuovo bene il girone di ritorno a questo punto? Detto proprio senza nascondersi, no, è perché abbiamo di fronte uno squadrone schiaccia sassi e non sarà secondo me una buona prestazione, ma non per demerito nostro, perché loro hanno una corazzata, verranno qua per vincere e ogni minimo errore, ogni minima mancanza da parte nostra ce la faranno pesare come un macigno, quindi non mi aspetto niente dalla partita di Coppa.
secondo me non ci deve pesare eventualmente più di tanto se dovesse venire fuori un risultato negativo. Sono queste le partite che secondo me devono fare la differenza e al momento purtroppo la fanno in negativo. Questi pesano più eventualmente di una sconfitta in Coppa. Grazie mille Matteo. Niente.